Bentornati a Lezioni da Chef, Cucina e Territorio. Come potete ben vedere, questa sera vi saluto da Scanno in compagnia del grande pasticcere Angelo Di Masso. Ciao Angelo e benvenuto. Ciao Jennifer, buonasera. Mi fa strano dire buonasera, visto che noi siamo abituati sempre a dire buona domenica o buongiorno, no? Vedendoci sempre, però... Io ti voglio ringraziare per avermi dato questa possibilità di essere ancora con più tempo con te, soprattutto e con i nostri telespettatori di Rete 8, e farti complimenti per questa bellissima nuova trasmissione che stai facendo, che sto vedendo che è veramente molto molto interessante, e anche con tanti colleghi che tu hai intervistato, e sto imparando veramente tante bellissime cose. Ti ringrazio Angelo, e ovviamente ringrazio anche tutto il consorzio di Qualità Abruzzo, la grande professionalità che ho trovato in questa famiglia, è veramente la volontà di condividere il sapere gastronomico con tutti, perché veramente l'obiettivo di questa trasmissione è di fare veramente degli approfondimenti sulla tecnica in cucina, cosa che non riusciamo a fare quotidianamente con la nostra trasmissione quotidiana. Quindi questa sera faremo una lezione davvero molto interessante su uno dei prodotti di pasticceria sicuramente più ricercati e anche più difficili da realizzare, e per farlo veramente come si deve abbiamo bisogno come sempre di una grande materia prima, e in questo caso dello strutto che sia davvero di qualità, perché andremo a realizzare delle sfogliatelle. Quindi prendete nota, perché veramente la lezione di questa sera è molto molto interessante, perché andremo a fare in dettaglio tutti i passaggi insieme al nostro Angelo. E come vi dicevo, questo prodotto che è dell'agrozootecnica di Mascio, di Loreto Abrutino, tra l'altro gioco in casa, è fondamentale, giusto Angelo? Giustissimo, per fare le cose fatte bene. Poi c'è un connubio quasi perfetto di Masso, di Mascio, dell'azienda che ci ha donato questo bellissimo e profumatissimo strutto per fare le sfogliatelle, con un altro cavallo di battaglia della nostra terra, consentito, l'uva di Montepulciano d'Abruzzo, della nostra terra. Quindi di conseguenza il connubio è veramente veramente perfetto, ma ovvio qui per la lavorazione della sfogliatella lo strutto dell'azienda di Mascio è straordinario. Assolutamente sì, anche perché non ci dimentichiamo che l'obiettivo di questa trasmissione è anche quello di raccontare il territorio e di come esso si lega perfettamente alla cucina. Lezioni da chef, cucina e territorio. E allora diamo inizio alla nostra lezione. Angelo, spiegaci il primo passaggio e dunque gli ingredienti che dobbiamo avere per realizzare delle ottime profumatissime sfogliatelle. Perfetto, come ti dicevo e come tu mi hai dato questa bellissima possibilità, lo strutto in questo caso dell'azienda di Mascio è fondamentale per realizzare le nostre sfogliatelle, e la base della la sfogliatella è sicuramente la farina. La farina che noi andremo a utilizzare oggi è un Manitoba, che ti devo dire che si coltiva anche in Abruzzo adesso e in anche altre parti italiane, quindi possiamo dire che il Manitoba oggi si trova anche coltivato in Italia. Il Manitoba è una farina molto forte, che ci consente una lavorazione lunga, perché questa pasta ha dei step di lavorazione, cioè si impasta con pochissima acqua, quindi si ha difficoltà all'inizio a farla amalgamare, si fa, dopodiché che l'abbiamo impastata, ma lo vedremo nelle fasi successive di lavorazione, la lasciamo riposare per 15-20 minuti a temperatura ambiente, dopodiché la passiamo alla sfogliatrice, passerà ancora un'altra oretta dal momento in cui gli abbiamo dato le prime pieghe, per poi renderla sottilissima, che quasi si può leggere, diciamo, la prova, mettere un foglio di giornale quasi dietro la sfoglia e vedere se si riesce a leggere. Perché questo? Perché oltre ad avere una elasticità che ci dà il Manitoba, il W contenuto all'interno della farina, che è il glutine, e ci vuole una croccantezza poi nella fase di lavorazione, che la otterremo sia con la fase di lavorazione che per quanto riguarda la cottura. E ottenuto il rullo dell'impasto, che andremo a vedere successivamente,
La facciamo in questo caso, visto che siamo in un periodo dove l'uva è stata sì raccolta, abbiamo ottenuto la marmellata d'uva, e anche se io le riempio in maniera diversa, ma la sfogliatella abruzzese è con la marmellata d'uva di Montepulciano d'Abruzzo, poi uno può utilizzare qualunque tipo di ripieno. Iniziamo con il primo passaggio. Allora, i primi ingredienti che noi dobbiamo utilizzare per realizzare le sfogliatelle sono la farina, il sale e l'acqua. La farina sono 1,5 kg, ogni chilo di farina assorbe all'incirca 300 g di acqua fredda, in questo caso ne abbiamo 450 g e abbiamo 30 g di sale messo a sciogliere con un pochettino di acqua, in modo che rende più facile l'assorbimento nell'impasto del sale, altrimenti potrebbero rimanere dei granellini di sale all'interno delle nostre sfogliatelle. Versiamo tutti gli ingredienti all'interno della planetaria e mettiamo a impastare all'incirca per 15 minuti. Dopo i 10-15 minuti avremo un impasto leggermente slegato, ma non ci dobbiamo preoccupare, lo mettiamo dentro una busta, lo lasciamo riposare 15 minuti, dopodiché lo possiamo portare alla sfogliatrice per incominciare a dare le prime pieghe. Perché è importante mettere poca acqua? Perché se si mette un'eccessiva quantità di acqua si può attaccare poi nelle fasi di tiraggio. E abbiamo ottenuto il nostro impasto. A questo punto, Angelo, che dobbiamo fare? Perfetto, allora dopo la lavorazione abbiamo messo l'impasto all'interno della busta, fatto riposare per 15 minuti all'incirca, ovviamente in frigorifero, dopodiché prendiamo l'impasto e lo portiamo alla sfogliatrice per dare le pieghe. Allora, levo l'impasto dalla busta, che era messo sul tavolo a riposare per 15 minuti, dopodiché, come vedete, l'impasto non è proprio amalgamato alla perfezione, incominciamo a dargli le pieghe, che variano anche questa operazione, perché dai 4-5 minuti, che questo si stacca leggermente, lo sovrapponiamo uni con gli altri. Si potrebbe fare anche per semplificare un pezzettino per volta, ma visto che le quantità non è eccessiva, si può farlo tutto in una volta. E incomincio a farlo stratificare più fine, l'impasto si incomincia a compattare di più, diventa più facile poi dargli le pieghe, piego ulteriormente e rinizio da capo e procedo a ulteriori pieghe che mi servono per far rendere l'impasto più elastico e di conseguenza più semplice anche da lavorare. E abbiamo completato tutto il ciclo delle varie pieghe per ottenere questa sfoglia praticamente liscissima. È corretto chiamarla sfoglia? Giusto, giustissimo. E adesso, una volta ottenuto la nostra sfoglia, che cosa faremo? Mettiamo all'interno della busta, perché sennò potrebbero farsi delle... si potrebbe seccare l'impasto. Ok. Dopodiché lo copriamo bene, poniamo la nostra sfoglia in frigorifero per altri all'incirca 15 minuti, dopodiché possiamo laminare ancora di più fino a renderlo fine. Quindi successivamente, trascorsi i 15 minuti, dobbiamo fare un ulteriore passaggio in un'altra sfogliatrice per dare un'ulteriore laminatura e otterremmo l'impasto finito. Thank you.
continuiamo nella lavorazione delle sfogliatelle con lo strutto dell'azienda di Masci. Allora, questo è un passaggio fondamentale, perché fino a questo punto abbiamo semplicemente sfogliato un impasto che poi è semplicissimo ed è sorprendente come in realtà sia composto semplicemente da farina e acqua, non c'è altro, ma questa è l'operazione che poi va a caratterizzare questa preparazione dolciaria, perché la sfoglia si riesce a sfogliare, perdonate il gioco di parole, proprio grazie all'utilizzo dello strutto, è così, Angelo? Sì, 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 ci vuole, perché comunque la parte grassa che poi gli conferisce sapore e croccantezza alla nostra sfogliatella. Si può fare questo tipo di lavoro mettendo la sfoglia una sull'altra, okay, e poi arrotolare successivamente. Io, okay, preferisco fare così per mia semplicità, ma chi, okay, è abituato in maniera diversa può farlo come meglio crede, insomma, non è... Questo è un passaggio importantissimo, Angelo, sì, giusto? Sì, 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 molto importante, che bisogna rendere la sfoglia la più sottile possibile. Ok. Allargando ulteriormente in questa maniera. Dopodiché, come si dice, la pro che ho fatto per far sì che si legge un foglio scritto. Ecco, quindi per renderci conto se la nostra sfoglia è arrivata al punto giusto, al giusto grado di sottigliezza e di sfogliatura, dobbiamo mettere sotto un foglio di giornale e vedere se riusciamo a leggere. Questa è la prova del 9. Adesso Jennifer passiamo alla fase successiva, vedi il rotolone? Sì. Lo dobbiamo allungare esattamente il doppio, perché questo gli darà ancora più croccantezza e si fa in questa maniera. Si prende con una mano e si allunga per levargli ulteriore aria. In questa maniera, e comunque rendiamo ancora l'impasto più fine. Facendo così, vedi? Sì. Diciamo che siamo arrivati al doppio di come eravamo, no? Sì. Mi sto incantando, Angela, a guardarti, ecco, oggi. Veramente ho capito, grazie, tutti i passaggi. C'è un grande lavoro, ma tutto sommato è anche semplice. Sì, poi la soddisfazione finale poi della sfogliatella, che comunque ci consente di avere, vedi? Sì. Un lavoro, un tappo, si chiamano i tappi in questa maniera, si può tagliare, io ne faccio uno, ma questa è un'operazione che va fatta allo stesso tempo, fatta riposare almeno una mezz'oretta. Il nostro rotolo dovrà riposare un'intera notte in frigorifero, o altrimenti possiamo prepararlo anche dalla mattina per il pomeriggio. Sì, il pomeriggio, esatto. Ed il risultato è questo, molto, sì, sodo. Sì, bisogna farlo comunque riposare e dopodiché coprire con una pellicola, altrimenti faremo seccare tutta la pasta. Ok. Poi prendiamo il coltello a seghetta. E finalmente possiamo fare le sfogliatelle. Possiamo fare la sfogliatella, vedi? Sì. Dopodiché ungiamo con lo strutto e col pollice andiamo verso la parte esterna. Quindi andiamo ad allargare. Ad allargare. In questa maniera, sempre, sempre di più. Sempre di più all'interno, facciamo a modo di conchiglia, che per intenderci. Ancora un pochettino di più, dopodiché mettiamo la nostra confettura. Abbondiamo, Angelo è molto generoso. Sì, sì, sì. E chiudiamo, e ecco qui la nostra sfogliatella. Dopodiché vengono messe riempiendo la teglia in cottura a 250 gradi, 230-250, dipende dal tipo di forno, all'incirca 15-20 minuti. E allora andiamo in forno a 250 gradi per circa 15 minuti e vediamo il risultato. Ed eccole le nostre sfogliatelle fragranti, profumate, caldissime, Angelo. Ce l'abbiamo fatta? Sì. È stata veramente una bellissima lezione. A questo punto che facciamo? Grazie Jennifer. Adesso per chi volesse un pochettino di zucchero a velo leggero e le nostre sfogliatelle saranno pronte per essere degustate.
E allora a questo punto, Angelo, sai che cosa facciamo? Visto che abbiamo utilizzato lo strutto dell'agrozootecnica di Mascio, ce ne andiamo a Loreto, a Brutino, per conoscere più da vicino questa azienda, agrozootecnica di Mascio. Sei d'accordo? D'accordissimo, e vengo anch'io. Andiamo! Creo, invento, la sera la penso e il giorno dopo la realizzo. Ho sempre lavorato qui nell'azienda, con la famiglia unita. Mi sono sempre confrontato con mio padre, maggiormente perché è stato il mio mentore e quello che ha iniziato tutto il lavoro e che ha creato un po' tutto. Ha avuto sempre anche degli alti e bassi nel percorso della vita, però ho cercato sempre di avere il coraggio di tirare avanti, di sorpassare i problemi che si creavano man mano nel percorso della vita. Adesso siamo in un'area picnic, sempre dell'azienda, e è stata ideata così: la sera l'ho pensata, la mattina dopo ne ho parlato con tutta la famiglia, con i miei figli, con mio padre, con mia moglie, con mia madre, e nel pomeriggio abbiamo iniziato i lavori. Quindi cosa posso amare di più se non la libertà di fare quello che voglio? Il ruolo della famiglia è importantissimo. Questa azienda è nata appunto a livello familiare. Gli anni sono passati e mi sono ritrovato con due figli stupendi che man mano stanno prendendo le nostre orme, insomma, quindi non posso che ritenermi soddisfatto di questa cosa. Anzi, quasi mi emoziono a dire queste cose, proprio perché la cosa più bella è che questa azienda è nata da mio padre, anzi, diciamo, da mio nonno, e marginalmente, perché purtroppo sono tanti anni che non c'è più, mio padre, io e i miei figli, e mi auguro che abbia un seguito anche con dei futuri nipoti. Mi piace tutto il mio lavoro, se no non l'avrei fatto. Però la cosa che mi piace più è l'innovazione, andare sempre avanti, oltre a quello che abbiamo fatto finora, e migliorarci ancora e creare delle cose nuove. Mio padre è quello che è la mente storica, quindi da lui parte qualsiasi consiglio, qualsiasi cosa. Il primo confronto io ce l'ho con lui, perché ho sempre fatto, ho 54 anni, quindi sono 54 anni che parlo con lui. Poi, vabbè, un po' tutta la famiglia, i figli, perché comunque adesso sono adulti e quindi è giusto che siano loro a proseguire, insomma, a gestire un po' la situazione. Del mio lavoro amo comunque sia il credo. Il credo, perché noi produciamo qualità fondamentalmente, quindi una garanzia per il cliente, appunto, e la parte migliore è il contatto col cliente, il contatto diretto, spiegare la mia azienda, spiegare quello che facciamo ogni giorno. Io mi occupo un po' di tutto,
diciamo, sono un po' il collante di tutto, l'azienda agricola, la macelleria, le vendite, l'allevamento, l'area picnic, il centro di FA, un po' tutto, però ognuno di noi ha un ruolo specifico. Luca per esempio si occupa maggiormente più dell'allevamento perché lui è innamorato dei suoi animali. Marco è più portato nelle vendite, quindi diciamo che si occupa un po' più della vendita, della commercializzazione. E diciamo che chi lavora fattivamente sono mamma e mia moglie, che rimangono nella macelleria e quindi fanno più il lavoro di produzione. Questa è un'azienda che è nata proprio per caso, così. Sono venuto per trovare per una cugina mia. L'ho acquistato io nel 68, poi ho preso possesso nel 70, che c'era un mezzadro, e di lì ho iniziato la scalata a portare in questo sistema dell'azienda. Man mano che siamo andati avanti abbiamo puntato sempre maggiormente al benessere animale, alla biosicurezza, a tutto ciò che potesse produrre un prodotto genuino, sano, salvaguardando appunto il benessere animale, perché la cosa più importante in un allevamento è biosicurezza e benessere animale. Biosicurezza significa evitare tutti quei contatti con il mondo esterno per l'introduzione delle malattie all'interno dell'allevamento. E il benessere animale è vedere gli animali sani, avere i suoi spazi, non avere conflitto all'interno dei box, e se vogliamo dirla un po' in modo romantico, vedere gli animali sorridere, perché io quando guardo i miei animali li vedo sorridere, quindi vedo che sono felici, anche se purtroppo è un controsenso dire felici, perché purtroppo sono animali da reddito e quindi un giorno hanno non hanno una bella fine, però ecco, nel periodo che loro sono in vita cerchiamo di dar loro tutto quello che li faccia stare bene. Curiamo molto l'alimentazione, perché alla base di tutto il processo comunque una sana alimentazione è quello che alla fine fa star bene gli animali, ma allo stesso tempo produce un prodotto di qualità. Il benessere animale è fondamentale, è il fondamento per avere un prodotto finale di qualità. Il benessere animale è davvero importante. Ai ragazzi della mia età consiglio soprattutto di crederci sempre, non arrendersi e soprattutto di fare comunque quel piccolo sforzo che, anche se sembra duro, ma vedranno ripagato appunto questo. Sono arrivato ormai a 81 anni e questo è il prospetto, che vuol dire che ciò che produciamo, vivere nell'aria aperta, mangiare delle cose genuine, prodotte sempre in azienda, un'innovazione sempre nel mantenimento dell'azienda, nel proseguimento dei sistemi di lavoro che facciamo. Tra 10 anni come mi immagino? Mi immagino magari nonno con qualche nipotino tra le braccia. Adesso mi stai facendo emozionare. Tra 10 anni immagino uno sviluppo, diciamo un continuo progredire, quindi comunque sia tutto iniziato dal nonno per poi passare a papà, e adesso tocca a me e Luca, mio fratello. Never be mine. Well, that's okay. Chasing after midnight.